Ciao. Ciao. Che sabaci. Vabbè, praticamente mio padre gli ha rotto le scatole perché si stava guardando su D-Max i pionieri dell'oro. Lui va matto questi programmi dove cercano l'oro. Come si chiama quell'altro che ti guardi? Quell'altro che cercano l'oro dentro i fiumi che vanno a scavare. L'oro dell'Alaska. L'oro dell'Alaska. Gli piacciono tutti. Pescano con le. Con le russe prendono l'acqua. A lui piacciono tutti questi programmi così, allora mo io ho rotto le scatole, poi facciamo un attimo un video. Praticamente sono le 8:10, devo ancora cenare e cenerò, lo sai cosa andiamo a assaggiare? Ecco. Sono questi, cosa sono? Cosa sono? Ma questi l'ho preso al Lido. Andremo ad assaggiare le palle di Mozart. Le palle? Di Mozart. Di Mozart. Si chiamano le palle di Mozart. Quelle sono viennesi. Bravo, come fai a saperlo? Perché a Vienna vendevano le palle di Mozart. L'hai assaggiato già? Sì. No, perché mio padre è stato a Vienna quando faceva il cuoco, ha fatto un tour per portare in giro per l'Europa la cucina italiana e si è andato a Bruxelles, a Vienna. A Vienna e a Stoccolma. E a Stoccolma, quindi internazionale il Boston. E hai mangiato le palle di Mozart. Sì, sì. Che poi tu lo sai, Mozart, poverino, questa costa 1,99€. Praticamente noi in Italia abbiamo i baci Perugina e loro hanno le palle di Mozart. Amore, ti ho portato le palle di Mozart. Che poi Mozart, lo sai, no, che era basso, brutto, è morto giovane, c'aveva un capoccione. Era un mammello. No, cioè poi c'aveva un orecchio. Siamo già girati le palle. C'aveva un orecchio deforme, quindi è morto giovane e quindi tutto lui ce l'aveva. E queste praticamente l'hanno fatte in suo onore quando a Vienna per celebrare i 100 anni di morte di Mozart. E noi oggi ti andremo a onorare la memoria di Mozart. Le palle di Mozart. Lasciandoci le sue palle. Quindi io praticamente ceno con le palle di Mozart. Sì. Sono così. Vediamo un po', prendi uno. Quindi c'ha 2, 4, 5, 10 palle. A 10 palle mozza. Ma queste non sono originali. No, non penso siano originali. Sono la settimana Alpenfest del Lidl. Com'è? Beh, ma sono tutti uguali. Ah, sì. Dentro praticamente ci sono le mandorle. Io a quest'ora non ci vedo neanche, quindi non riesco a leggere gli ingredienti. Aspetta. Devo fare le praline. Perché per pratica sono delle praline. 25% di marzapane, 25% di marzapane al pistacchio, con ripieno cremoso alla nocciola, ricoperto 19% di cioccolato al latte, 17% di cioccolato fondente, zucchero, 19% di mandorle, un quarto di pistacchi e un decimo di palle di manzo. Però non sono male, No, sono buono. Aspetta, così c'ho più luce. Ma quelle che c'hanno a Vienna? Erano più grandi? C'hanno. Erano due palle così. Dei massi, no? Messi uno sopra l'altro, ma alto un metro, così. Vieni, il cioccolatino. Parte da una base così, tutto viene di sti uno sopra l'altro. Vabbè, come facciamo per noi che Ferrero Rocher, Moncherie, Baci Perugina, che fanno. Ah, però dai, non sono maccio. Oh, no. Ma sono come quelli che hai mangiato tu. Costano pure poco. No, infatti 1,99€, dici cioccolatini. No. Costano pure poco. Che voto gli dai? 9. No, sono buoni, dai. Di cuzzino. Va bene, niente, noi abbiamo finito il video. Ti lascio continuare a guardare i pionieri dell'oro. Che mi vado a mangiare la mia insalatina con petto di pollo. Allora salutiamo Mozart. Ciao.
Ciao, le palle di Mozart sono buone. Un bacetto a morza. Alle palle di Mozart. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.